Diminuisce il numero dei morti sul lavoro, ma le vittime restano soprattutto gli stranieri. Sono soprattutto stranieri, arrivano da Marocco, Romania e Albania, i lavoratori maggiormente coinvolti negli infortuni sul lavoro, spesso mortali. La nostra regione è al secondo posto in Italia dopo la Lombardia, lo conferma l'INAIL regionale sui dati 2008, riscontrando che il 30% degli infortuni mortali interessa lavoratori nati all'estero, impiegati in edilizia, trasporti e settore legno. Cresce anche il numero degli infortuni, circa 28.000, con un incremento del 3%. La provincia più interessata, Piacenza. Nel 2008 abbiamo avuto un incremento degli infortuni dei lavoratori stranieri del 2,9%, mentre gli infortuni totali sono diminuiti del 5,3%. Quindi questo è un campanello d'allarme che l'INAIL comunque sta cercando di cogliere, proponendo dei percorsi formativi sia per i lavoratori stranieri sia per i mediatori culturali. Sale il numero delle denunce per malattie professionali, 2.500 nei primi 5 mesi del 2010, pari al 10% in più. Gli infortuni probabilmente nel 2009 caleranno in conseguenza della crisi, invece le malattie professionali tenderanno ancora a crescere. I mesoteliomi, che sono conseguenti all'esposizione alle fibre di amianto, e le sordità. L'INAIL punta alla prevenzione, ma il fenomeno del lavoro sommerso è difficilmente controllabile. Dovremmo avere 43 ispettori, ne abbiamo invece poco più di 20, e questo significa che l'azione di deterrenza è molto limitata.